Basta salire di poche decine di metri ed ecco la neve che era stata annunciata per il territorio della provincia di Arezzo. Qui ci troviamo nella collina di Poti, dunque a ridosso della città. Per il momento nessun disagio al traffico, ma invece tante polemiche per la decisione del comune di Arezzo di chiudere le scuole. Ma questa è una mancanza di programmazione proprio totale. Non so se non ci sono, allora, o non ci sono soldi, e che lo dicano. Va bene, allora, e che dicano a loro anche che i nostri, le tasse che paghiamo e i servizi dove sono? Oltre al comune di Arezzo, scuole chiuse anche in Val di Chiana, nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Lucignano e Foiano. Nel Valdarno Aretino l'unico comune che ha deciso di chiudere le scuole è stato quello di Castiglion Fibocchi e lo farà anche per la giornata del 23 di gennaio. I rilievi di Casentino e Valtiberina sono tutti imbiancati. L'attenzione è massima, soprattutto per il percorso alternativo dopo la chiusura della E45. Ma si fa una gran fatica. Con le gomme buone si viaggia, però si fa fatica. Tu la percorri per lavoro? Per lavoro. E avresti fatto la E45? Magari, magari, magari. Quindi insomma il disagio aumenta con l'inverno? Da circa 30 minuti che impiegavo arrivare a San Sepolcro, impiego 1 ora e mezza. Venendo da Bagno di Romagna, quindi è un bel disagio. Però è lavoro, sono obbligato, lo faccio comunque. Non c'è alternativa. Grazie. Scappo. Ecco, con questo mezzo è un po' più semplice percorrere via mare. Decisamente sì, molto più facile rispetto a chi non ha catene o gomme termiche. Ma è già da un pezzo che è così, No, qui da ieri praticamente, però sicuramente è un paio di giorni qua che sta nevicando, perché si è trovato anche 30 centimetri, 40 centimetri. Ma lei la percorre per lavoro? No, no, solo per divertimento oggi, oggi solo per piacere, perché sennò sarebbe un bel problema se fosse per lavoro, sì, perché non si passa da nessuna parte, ecco, stanno venendo su delle macchine, sono un po' in difficoltà, credo. Senta, lei percorre questo tratto per lavoro, perché ci abita? No, 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 siamo venuti a fare a un giro, un divertimento. Quindi è salito bene con la macchina? Sì, sì, con questa sale bene. 4x4, la pandina sale bene. Senta, che ne pensa di questa chiusura delle 45, di questa strada che devono fare chi per lavoro, chi per gli studenti? È una bella scocciatura. È una bella scocciatura, però d'altronde se deve cadere il ponte è meglio se così. Se deve essere in pericolo... Se è in pericolo meglio chiudere. Ora vedranno i tecnici, io non sono tecnico, non lo so. Però insomma con l'inverno, con la neve diventa un problema. Lo so, è un problema, ma d'altronde è così. Non si può fare niente. Ma è dura su, eh? Senta, lei da dove viene? Da sopra, ha fatto lì qui l'Appennino, qui, da Bagno di Romagna. Come ha viaggiato? Male, perché con lo spazzaneve tirano dritto la strada, mi sono appoggiato a un ciglio e purtroppo sono rimasto fermo. Questa chiusura dell'E45 crea qualche disagio in più? Ma, certamente, specialmente a noi che dobbiamo passare di qua, diciamo quasi per forza. Condizioni della strada come le sembrano? Vengono tenute pulite per quello che si mai trova? Qua, mai qua. Come sempre. Io lo so bene qua. Sempre trovata brutta qua. Invece dappertutto, andiamo in certi posti, là, qui, là, di là, sempre le strade buone, così. Okay. Una particolarità di questa zona. Alla fine la neve in città è arrivata, ma soltanto nel tardo pomeriggio. Il Servizio di Protezione Civile Regionale ha emesso un altro bollettino di criticità. Fino alla mezzanotte di mercoledì 23 gennaio il codice è giallo per rischio ghiaccio.